In linea con i dati nazionali, anche l'Abruzzo è alle prese con l'aumento dei contagi e il monitoraggio del quadro sanitario regionale. A fronte di numeri importanti relativi alle positività, la situazione però resterebbe al momento sotto controllo, soprattutto sul fronte ospedaliero, come dichiara l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, che al TG8 spiega anche come è cambiata l'assistenza territoriale con la fine dello stato di emergenza sanitaria e la chiusura delle USCA, recentemente assorbite dalle UCAT, le unità di coordinamento della assistenza territoriale. Nell'ultima settimana la media è stata di 2.400 casi al giorno con un andamento costante. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri però non c'è stato un impatto altrettanto importante e la situazione devo dire che è sotto controllo. L'occupazione dei posti letto è al 3% in terapia intensiva e al 13% in area medica, in linea con la media nazionale. Proprio domani ho indetto una riunione per valutare proprio l'andamento epidemiologico, convocando sia i direttori generali, i direttori sanitari, il capo dell'emergenza e fare un punto sulla situazione. L'assistenza territoriale, le cure territoriali, come sono cambiate in questi mesi anche con la fine dell'emergenza sanitaria? Per quanto riguarda l'assistenza del territorio, quella che incide particolarmente in questo momento, va ricordato che il 30 giugno abbiamo dovuto, secondo delle linee del Ministero, chiudere quelle che sono le USCA, ma la Regione Abruzzo ha tenuto attiva le UCAT, ossia le unità di coordinamento assistenziale della nostra Regione, dove possono lavorare tutti i medici che erano presenti nelle USCA, ossia continueranno a lavorare in base a una richiesta che noi abbiamo inoltrato a tutti. Lunedì abbiamo convocato sia l'Ordine dei Medici sia i medici di medicina generale per portare avanti sempre di più quell'attenzione che ci vuole sul territorio, creando quella sinergia con le unità di coordinamento assistenziale territoriale che sono in piedi. Intanto, passato il tempo degli obblighi e delle restrizioni, l'uso della cara vecchia mascherina sembra ormai per i più finito nel dimenticatoio, in barba alle raccomandazioni degli esperti che invitano caldamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le situazioni necessarie per contenere il più possibile la circolazione del virus, che con la recrudescenza di queste ultime settimane rischia di tradursi in un lockdown di fatto a causa dell'alto numero di contagiati. Dobbiamo ricordare che con la fine dello stato di emergenza e del regime dei colori, come voi ricordate, la Regione non adotta più provvedimenti per introdurre limitazioni ed obblighi ai cittadini. Cosa può fare in questo momento la Regione? Senz'altro l'indirizzo maggiore è quello della raccomandazione a indossare i dispositivi di protezione nei luoghi chiusi e in particolare situazioni di affollamento, ma si tratta ormai di precauzioni che tutti noi abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 2 anni e mezzo, perché è fondamentale. Quindi nessun grande allarmismo e quindi raccomandiamo di portare avanti queste misure importanti.